Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità a fumetti della settimana. Un video fantastico per dimostrarvi che sì, mi regalano i fumetti, infatti tutti i fumetti che vedete... No, ovviamente no, solo alcuni dei fumetti che vedrete in questo video mi sono effettivamente stati regalati, ma ve ne parlerò singolarmente di ognuno spiegandovi da chi e perché. E volevo sottolineare che in questo non c'è niente di male e soprattutto che il mio giudizio non viene particolarmente alterato, vedi video di Morte Bianca, ad esempio, di cui sicuramente fra l'altro torneremo a parlare fra un po', ma vediamo come va. In ogni caso, prima di iniziare vi ricordo rapidamente i miei social e tutti i modi per supportarmi online. Intanto, prima di cominciare non posso che ringraziarvi perché dovremmo essere grosso modo arrivati ai 10.000 iscritti. Non so se si vede esattamente su YouTube perché al momento mi dava 9.990, ma dall'interno di YouTube Studio mi dava già 10.000 e quindi grazie a tutti. Ma è stata una lunga strada e tra l'altro siamo arrivati a 10.000, mi tocca effettivamente fare il video collezione. Ci vorrà un pochino, però ho già iniziato a organizzare le cose e sto portandole avanti. A breve aggiornamenti. Ma in ogni caso, se volete continuare a supportarmi e aiutarmi a crescere sempre di più, venite a seguirmi su Twitch, dove faccio live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. Poi, se non avete voglia di guardare le live lì, potete farlo comunque quando le ricarico su YouTube, secondo canale, Cantina Pelata, link in descrizione. Basta che mettiate un follow anche lì per darmi una mano. Poi c'è Telegram, gruppo in cui parliamo di fumetti, canale con le notifiche e canale con le offerte. Al momento non ce ne sono molte perché non è un periodo ricco di offerte, ma torneranno piano piano. E a proposito di offerte, vi ricordo che vi lascio i link in descrizione su Amazon dei fumetti di cui vi parlo. Acquistandole con i link io prenderò una percentuale senza che voi paghiate niente di più. Anzi, c'è sempre il 5% di sconto, in genere. E poi per concludere c'è anche il mio profilo Instagram, venite a seguirmi anche lì. Tutte le copertine di colazione a fumetti, storie, eccetera. Ma proseguendo, iniziamo a parlare ufficialmente di fumetti e partiamo, come sempre, da DC Comics. Ecco, DC Comics è un caso un po' particolare perché forse potrete notare, da tutti i fumetti che vi presenterò, che sì, il film di Batman si sta effettivamente avvicinando, è una cosa che diventerà sempre più palese, temo, nei prossimi mesi. E andiamo a cominciare così capite cosa intendo. Iniziamo con Joker numero 4, che non è collegatissimo a Batman, però sì. All'interno del numero 4 originale, storia breve dedicata a Punchline, sempre disegnata da Mir Candolfo. Nella storia principale, James Tynion IV e Gillian March. Devo dire che la serie mi sta piacendo parecchio e credo che in questo numero, a giudicare dalla copertina e sfogliandolo un po', il Joker la farà decisamente da padrone. Poi, numero 41 per Batman, che sì, lo so, è la serie regolare, è normale che esca. All'interno due episodi dell'originale Batman, numeri 110 e 111, si conclude la minisaga Razza Codarda, che ci porterà dal numero 44 all'inizio di Fear State, nuovo evento batmaniano, che vedrà il crociato incappucciato confrontarsi presumibilmente con lo spaventapasseri, personaggio che fra l'altro vediamo già da un po' di numeri confrontarsi con il buon Bat. Ottimi disegni, interessante la trama, consigliatissima la serie regolare dell'uomo pipistrello. Poi Batman, il lungo Halloween, Incubi, un volumetto speciale dedicato alla saga del lungo Halloween, Vittoria Oscura di Jeff Loeb e Tim Sale. Fondamentalmente è una sorta di sequel e devo dire che lo sconsiglio a tutti quelli che non si sono letti le prime due avventure e soprattutto che non ce le hanno ben chiare in testa, perché io l'ho letto senza ripassarmi prima né Vittoria Oscura né il lungo Halloween e devo dire che ci ho capito un po' poco e poi mi sono un po' rinfrescato la memoria sfogliando i vecchi volumi e tutto diventa un filino più sensato, altrimenti è una lettura abbastanza... bah, un po' così. Il formato è un brossuratino da 12 euro di 64 pagine, mi pare. Ci sono un po' di extra interessanti, come la proposta per il lungo Halloween fatta da Jeff Loeb e Tim Sale ai tempi. Nel complesso interessante, ma soltanto, ribadisco, se siete fan dei due autori. E in ogni caso ne riparleremo in un colazione a fumetti futuro, penso in settimana. Poi abbiamo Batman Leggende Metropolitane, altro volume dedicato a Batman, questo è un brossuratone, costa 21 euro, sono tipo 240 pagine, all'interno due lunghe avventure, Cheer con protagonista Cappuccio Rosso e un po' il resto della Batman Family, e La Grande Truffa con al centro Grifter, che non è propriamente un personaggio batmaniano, bensì è nato nell'universo Wildstorm di Jim Lee ai tempi delle Image, solo che poi tutto l'universo è stato venduto alla DC dal buon Jim, e ora lo vediamo pare combattere nella città di Batman. Cosa aspettarmi esattamente non lo so, sono molto bellini i disegni senza dubbio. In America Batman Urban Legend esce come spillatone di un sacco di pagine, pare,
E infatti questo numero va a chiudere soltanto gli episodi dall'1 al 6 e nemmeno tutte le storie, tra l'altro, perché ci sono anche storielline breve che qui non troviamo. Verranno proposte più avanti? Probabilmente sì, ma immagino lo scopriremo solo vivendo. Ad esempio una è stata infilata nel volume di Harley Quinn, mi pare. Comunque, non sembra male come volume a sfogliarlo, magari lo leggo il prima possibile e cerco di farvi sapere qualcosina in più se vale la pena o no. E poi ancora Batman con Batman l'impostore, che arriva nella sua versione cartonata, che esce praticamente un mese o poco più dopo la fine della versione spillata. Se non avete comprato gli spillatini, e io ve li avevo fortemente sconsigliato proprio per questo motivo, ora potete comprarvi questa versione decisamente migliore a livello fisico, che vi sta molto meglio in libreria, e in cui vi godrete, più o meno allo stesso modo, diciamo, la serie di Mazzon Tomlin e Andrea Sorrentino. Devo dire che mi ricordo un po' poco della trama del primo volume, ma trovate una recensione sul canale. Bellissimi i disegni di Sorrentino, dovreste ormai conoscerlo abbastanza. Ha un tratto super particolare, molto 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 oscuro, e vi consiglio di dargli un'occhiata sicuramente se non avete comprato l'altra versione. E con questo abbiamo concluso con il materiale batmaniano, però c'è un altro acquisto di sì, ovvero il grande libro di Shazam, dedicato alla versione magica di Superman, diciamo. Qui ripercorreremo tutta la storia del personaggio attraverso un sacco di articoli e ben 15 storie che spaziano dal 1940 fino al 2015. Se non avete letto molto materiale, vale estremamente la pena, nel caso vogliate appunto un volume antologico di questo tipo, io ve lo consiglio, anche se ovviamente non sono le storie più adatte al grande pubblico, soprattutto le primissime, che ai tempi non era nemmeno DC Comics, bensì Fawcett Comics, ma se volete farvi una cultura su Shazam, sono tutte le informazioni a proposito. Ad esempio, sapete perché una volta si chiamava Capitan Marvel? Beh, lo scoprirete in questo volume, immagino. Vi faccio notare soltanto che all'interno trovate anche Shazam Power of Hope, che è la storia disegnata da Alex Ross, di cui è uscito recentemente la versione gigante che ho comprato, tra l'altro. Quindi, se volete quella storia e non vi interessa averla in modo gigante, questo volume è l'ideale, anche perché il prezzo credo che più o meno sia lo stesso. E con questo abbiamo concluso con DC Comics, passiamo a Marvel. Un bel po' di uscite anche qui, e uscite importanti, dovreste saperlo. Questo perché? Perché sono state rilanciate alcune delle serie Marvel più famose e amate. Iniziamo con la prima, che vi ho già fatto vedere in un colazione a fumetti, ovvero Venom, che riparte da uno, questa è la Variant. Conclusa la run di Donny Cates, arriva Al Ewing, reduce dalla sua lunghissima storia su Hulk, ai disegni Brian Hitch, un volume che devo dire mi è piaciuto, i disegni sono molto 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 fighi e sinceramente non posso che consigliarvi la storia, ma andate a vedervi il video specifico se volete informazioni in più. E poi ricomincia da uno anche Hulk, cover metallizzata con effetti in rilievo, tutta sbrilluccicante di viola, questa è ovviamente la Variant anche qui, e al timone della testata troviamo Donny Cates, si sono infatti invertiti fra Hulk e Venom. Qui ai disegni troviamo Ryan Otley in super forma, devo dire una lettura davvero piacevole, ve ne parlerò a brevissimo in un video che in realtà ho già girato. Non vi dico niente di più, ma sono curioso di vedere come andrà avanti la storia, perché nel primo numero in realtà non si capisce esattamente quale sarà la strada da percorrere. Vedremo. E poi l'ultima super novità è quella di Spider-Man, anche qua ricominciamo non da uno, perché la numerazione continua con il 79 di Amazing, nuova numerazione, 788 di quella originale. Inizia Spider-Man Beyond, una saga a più mani, in realtà i primi capitoli sono di Zeb Wells con i disegni di Patrick Gleason, e che dire, non so se la trama mi fa esattamente impazzire al momento per quello che andrà ad accadere, ma in ogni caso anche qui ve ne parlerò in un video apposito. Vi faccio solo notare che la Variant non lo sapevo, ma in realtà è fosforescente, quindi se la caricate davanti a una luce e poi spegnete tutto diventa verdina. Molto bellina in realtà come idea, non si riesce a farla notare molto in telecamera, ci ho anche provato ma no, però sono riuscito a farci una foto col telefono, la metto nella review probabilmente se mi ricordo di farlo. E poi torniamo alle uscite standard più o meno, ma non troppo, perché numero 40 di Avengers, anche questo è un numero speciale perché festeggia il 750esimo numero originale di Avengers, all'interno del 50 dell'ultima serie attualmente in corso, Jason Aaron ai testi, mentre ai disegni troviamo Aaron Kuder, Carlos Pacheco, Rafael Fonteriz, Ed McGuinness, Javier Garron, David Baldeon e Frank D'Armata, un'armata di disegnatori per un numero di 96 pagine al prezzo di 7,90€, che non fatevi ingannare, in realtà è tipo il fumetto più conveniente spillato da due anni. Vi ricordo che 48 pagine le paghiamo 5,24€, per cui fossero tutti così, farei i salti fino al soffitto. Non sono in pari con la run di Aaron, quindi non vi do giudizi sulla trama, ma mi incuriosisce.
E poi abbiamo Thor, questo è un numero assolutamente standard, Donny Cates ai testi, Nick Klein ai disegni. Chi è il dio dei martelli? È Thor? Non lo so perché anche qua sono un po' indietro, in realtà. Però, piacevoli, come sempre, i disegni. Conclusi gli spillati, abbiamo anche un volumetto speciale, ovvero Champions Volume 2 Killer Up, dedicato al pubblico più giovane in generale. Ha uno stile di disegno particolarmente, definirei, teen, però se non altro apprezzo il fatto che non disegnano Miles Morales come se fosse praticamente adulto, come invece spesso accade sulla sua serie regolare. Il concetto di avere due Spider-Man diventa utile se i due hanno una effettiva differenza di età, ma ok. In realtà non sono in pari con la serie dei Champions, nemmeno il primo volume, ma vedrò magari di leggermeli insieme, almeno me li leggo, e via. E poi avremmo concluso, ma c'è effettivamente un fumetto che mi è stato regalato circa, ovvero Silver Surfer Omnibus. Perché mi hanno regalato Silver Surfer Omnibus? Ovviamente non me l'ha regalato Panini, perché non ce ne sarebbe ragione, bensì uno della community che ha comprato Silver Surfer sul sito Panini, ma gli è arrivato rovinato e se l'è quindi fatto cambiare, ma Panini generalmente non vi fa rispedire indietro i volumi rovinati, e quindi lui se ne è trovati due e me l'ha simpaticamente omaggiato. Ho pagato ovviamente le spese di spedizione, perché non sarebbe stato proprio corretto farle pagare a lui. Ora, sono state un po' alte le spese, quindi dal mio punto di vista personale non è tutto regalato, però sicuramente non ho pagato 39 euro che costa in originale. Poi le ho un po' riparato questo buco della copertina mettendoci dello scotch sotto, e devo dire che in libreria farà comunque la sua bellissima figura. Sono le storie di Stan Lee e John Buscema, alcuni dei capitoli più importanti della storia di Silver Surfer, origini incluse. È un volume che consiglio a tutti di recuperare, se amate il fumetto ovviamente un po' classico, considerato che sono storie di fine anni 60, ma devo dire che graficamente sono veramente tanto 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 belle, soprattutto per il periodo in cui sono state scritte e realizzate. Non volete vedere Silver Surfer col cappotto? Evviva! Comunque, grazie al nostro Luporno per questo fantastico regalo. E poi proseguiamo con gli altri fumetti, dove sì, anche qui ho dei fumetti effettivamente regalati. E iniziamo con qualcosa di tanto tanto particolare, ovvero RUR, che sta per Rossum Universal Robots, qualcosa di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza. È all'incirca la prima storia in cui si parla di robot nella fiction, in teoria. Nasce come testo teatrale scritto da Karel Čapek, giornalista, drammaturgo e narratore ceco, nato nell'890 e morto nel 38, e il fumetto invece è stato realizzato da Caterina Kupova, animatrice fumettista ceca, laureata presso il rinomato Dipartimento di Animazione dell'Università Thomas Bata di Zlin. Non conosco né l'autrice né il creatore dell'opera originale, mi è stato presentato dall'editore Miraggio e sinceramente, dopo aver visto qualche immagine, mi è subito interessato e quindi ho accettato di riceverlo per poterne parlare. Ovviamente mi ci vorrà forse un pochino per leggerlo tutto, perché è un bel volumotto. I disegni sono molto molto particolari, con questa colorazione che sembra ad acquarello, molto molto figo. Sono curiosissimo, è un'opera appunto che tratta di robot, ma immagino con un approccio decisamente vintage per il periodo in cui è stata scritta. E sinceramente l'unica nota che mi sento di fare a livello problematico è la copertina, perché avere questo buco non aiuta, anche perché è un cartoncino abbastanza duro e poco flessibile. Temo possa un po' rovinarsi in lettura, però vabbè, niente da segnalare di più. Sono curioso di sapere com'è. Proseguendo, un altro regalo che mi è stato fatto, sempre da una casa editrice, sono curioso di parlarvene, ed è Garibaldi contro zombie di Guglielmino e De Fabrizis. Mi è stato mandato direttamente dall'autore Andrea Guglielmino, anche qua sono stato ben lieto di accettare di riceverlo per poterne parlare. Ovviamente all'interno troveremo Garibaldi che durante la campagna d'Italia si troverà a scontrarsi contro dei feroci zombie. Perché? Come mai? Non lo so, andrò a leggermela e lo scopriremo e vedrò di parlarvene quanto prima. Non so esattamente cosa aspettarmi, sicuramente è un approccio particolare al fumetto, e in più ci sono anche queste due pubblicità di Nino Bixio contro i vampiri e Giuseppe Mazzini, Lupo Mannaro italiano a Marsiglia. Devo dire che vorrei leggerle, non credo esisteranno mai davvero, ma sarebbe bello. Sempre collegato comunque al nostro Guglielmino, abbiamo anche un altro gruppettino di fumetti che sono stati allegati a questo, ovvero il numero speciale di Samuel Stern, I Quattro Cavalieri. Non so nulla di Samuel Stern, più e più volte mi avete detto leggi Samuel Stern, beh, forse è arrivato il momento. Non ho idea di quanto siano leggibili a sé stanti, cercherò di capirlo. Però oltre a questo speciale mi sono stati mandati anche il numero 8 e il numero 27, entrambi ovviamente scritti dal nostro Guglielmino. Grazie, e vedrò di leggerli e vi farò sapere qualcosa. Finiti i regali, torniamo alla normalità.
con il numero 40 di Dylan Dog Color Fest. Ve ne ho già parlato in un colazione a fumetti che è uscito questa mattina, andate a recuperarvelo, è il video prima di questo. All'interno tre storie di Officina Infernale, Spugna e Jacopo Storace. Veramente particolare e assolutamente alternativo, c'è una prefazione di Tiziano Sclavi, consigliatone. Poi, numero 28 per Drago Nero, continua la saga del nostro Ian. Questo è un numero doppio e infatti si conclude con un continuo nel prossimo numero. Soggetto e sceneggiatura di Stefano Vietti, disegni di Fabrizio Galliccia e Stefano Babic, non lo so. La storia si intitola Il passato di Alben e scopriremo qualcosa di più sul nostro mago. Sono curiosissimo e vediamo come andrà avanti il ribelle. Quindi, passiamo a dei fumetti che non mi sono stati regalati, ma che ho dovuto comprare per via delle strane dinamiche del mio canale Twitch, ovvero il fatto che quando raggiungo il goal di sub in un giorno compro un fumetto da una lista. Il primo è Residenza Arcadia di David Quello. Non ho letto moltissimo dell'autore, ma mi è piaciuto tantissimo Mercedes, e quindi da allora avevo questo in lista. Credo ci sia anche il Beluga Magico nella lista da qualche parte. Sono felicissimo di averlo, me lo leggerò con piacere. Edito da Bao, è un volume di qualche tempo fa, è uscito per la prima volta nel 2017 e questa fra l'altro è la terza ristampa, quindi dovrebbe anche andare piuttosto bene. La Residenza Arcadia è un microcosmo che pullula di emozioni taciute, lamentazioni, rivendicazioni e le insondabili profondità di anime che guardano il mondo dal silenzio dello spioncino. Boh, ma mi incuriosisce. E poi l'altra cosa che ho dovuto comprare è Zero, capitolo 3. La tenerezza dei lupi, la particolarissima serie di Alex Scott, in cui ogni capitolo è disegnato da un autore diverso. In questo troviamo Riccardo Lopez Ortiz, Adam Sgoram, Alberto Ponticelli e Marek Oleksiki. È una gran bella serie, adesso mi manca il quarto volume, lo recupererò prima o poi, con calma, ma bello. E chiudiamo con gli altri fumetti, con un super classico proposto da Cosmo, ovvero John Byrne's Classic Next Men, una serie che ricorda un pochettino gli X-Men, sotto molti punti di vista, anche perché li disegnava più o meno in quel periodo. Lo stile è quello classicissimo di John Byrne, anni 90. Ho iniziato anche già a leggere la prima parte della storia e la trovo molto molto piacevole. È una sorta di fantascienza con superpoteri. Fondamentalmente il mondo è abitato da mutanti, più o meno, che vengono catturati e messi su una luna a parte. Ovviamente si sono ribellati. Dove porterà questa cosa non lo so. Non è la prima volta che mi ritrovo a sfogliare in X-Men, anche se non li avevo mai letti. Avevo preso un vecchio volumetto della 001 edizioni che però non ha mai avuto un sequel e penso di non averlo nemmeno mai letto. Era in bianco e nero, questa è la versione a colori. Se volete leggervi un classico di John Byrne ve lo consiglio, anche se il prezzo di 27 euro è un po' alto, però sono ben 240 pagine, per cui non è così tanto alto in realtà. In ogni caso, consigliato. E passiamo ai manga, che devo dire questa settimana sono stati un po' sottotono, almeno per quelli che compro io. Iniziamo con Panini, una sola uscita dopo la buffata di settimana scorsa, ovvero Santi Asciò, i Cavalieri dello Zodiaco. Non è proprio il massimo della vita Santi Asciò, però se siete a digiuno di Storia dei Cavalieri ci può anche stare. Tra l'altro se Panini mi portasse il terzo capitolo di Episodio G io sarei anche contento, però non lo so, secondo me non lo vedremo mai, una mia ipotesi. In ogni caso i disegni non sono nemmeno male, ma la storia insomma non è proprio fondamentale. Se volete comunque vedere la versione malvagia di Saga ancora in attività, beh qui è tutta pronta per voi. E poi passiamo a J-Pop, anche qua un solo fumetto ho comprato ed è Buddha volume 2. Il primo volume mi è piaciuto, anche se non l'ho ancora concluso. Osamu Tezuka che attraversa la vita di Gautama Buddha, un progetto che ha richiesto a Tezuka 10 anni per essere concluso. Un'opera interessantissima, ribadisco, fateci un pensierone perché il primo volume mi sta piacendo e non l'ho ancora concluso soltanto per una questione puramente di tempistiche, però bello. E poi passiamo a Star Comics, qui abbiamo comprato un pochino più cose, nello specifico abbiamo Fairy Tail, che bello, numero 56, new edition. Si potrebbe anche evitare, ma è il solito discorso, in Hiromashima si compra perché sì, ma è abbastanza inqualificabile come sempre. Belli disegni però, se non altro, anche se standard tanto. Poi, ultimo numero per Savage Season. L'ho anche finito di leggere, stranamente, perché in genere gli ultimi numeri dei manga non li leggo mai. Mi sono letto insieme 7 e 8 ed è una bella storia, alla fine, romantica, carina, leggera. Molto carini i disegni di Nao e Moto. Carina anche la copertina sotto la sovracoperta. Una storia leggera e piacevole. Vi consiglio comunque di dargli un'occhiata se vi piacciono le storie scolastiche di amore. Al centro, 5 ragazzine alla scoperta di sesso e sentimenti. Bello. Poi abbiamo il secondo numero di Il duro lavoro di Mosubu, serie simpatica. Alla fine non mi ha fatto impazzire forse il primo numero, ma sono comunque pochi volumetti all'attivo per una storia nel complesso divertente da leggere. Per cui
perché no? Siete alla ricerca di un manga piacevole, leggero, divertente, con le battutine e i rapporti sentimentali imbarazzati dei protagonisti? Ci sta, niente di fondamentale, però simpatico. E chiudiamo con Ariadne in The Blue Sky 11, che devo dire ho letto con piacere. Secondo me la serie nel complesso funziona. È uno shonen senza troppe pretese, non è ai livelli di Claymore sicuramente, però devo dire che secondo me anche visivamente un po' è migliorato, l'ha reso un filino più dettagliato a livello grafico. Le trame funzionano, mi incuriosisce andare avanti, mi diverte la lettura, quindi perché no? Alla fine ci sta, niente di appunto fondamentale, però simpatico. E con questo abbiamo finalmente concluso anche con questa settimana. Io intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Fatemi sapere cosa avete comprato questa settimana, cosa avete letto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto nei commenti. Li leggo sempre con piacere. Fatemi sapere se mi sono dimenticato qualcosa di fondamentale che devo andare a recuperare. E in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video. E poi mi sono dovuto andare a fare un attimino un rinfrescamento. E poi mi sono un po' rinfrescato la memoria fatta da James... fatta da Jeff Loeb e Tim Sale.